via dei Farnesi, addossata al muro di Palazzo Farnese, un'edicola con crocifisso e la scritta Jesus Nazar, sede dell'Accademia d'Ungheria. Il palazzo sorge sull'antico palazzo Odescalchi, ivi innalzato nel XVI secolo e conservato integro fino al 1638, quando Orazio Falconieri lo acquistò dai Farnesi, che a loro volta lo avevano rilevato nel 1606. Dopo il 1640, Borromini lavorò alla costruzione dell'edificio con una nuova ala verso il Tevere, iniziata nel 1646. A conclusione dei lavori, protrattisi fino al 1649, l'edificio risultava ampliato e modificato in più zone. Nella facciata su Via Giulia, Borromini aggiunse 3 finestre alle 8 preesistenti e realizzò un portone cieco, simmetrico a quello cinquecentesco. All'estremità del prospetto, egli inserì 2 erme con teste di falco, animale simbolo della famiglia, e seni femminili. Delle 2, una, quella di sinistra, fu messa in opera nel 1730-35. Dal 1650 al 1660 furono eseguiti dei lavori inerenti alla funzionalità dell'edificio: canalizzazione dell'acqua, costruzione di granai, cucine e giardini. Dal 64 al 69 gli operai della fabbrica si occuparono di finiture e restauri. Tra il 1730 e il 1733 Ferdinando Fuga è documentato come architetto della famiglia Falconieri, per la quale lavorò nel palazzetto adiacente all'edificio principale su Via Giulia, ove eseguì alcuni lavori di rifinitura. Il palazzo, con saloni decorati da stucchi su disegni borrominiani, fu usato per lo splendido ricevimento in occasione delle nozze di Luigi Braschi, nipote del Papa Pio VI, con Costanza Falconieri. Fu abitazione del cardinale Fresh e della sorellastra Letizia Bonaparte, madre di Napoleone. Nell'ultimo 800, passato ai Medici del Vascello, fu ceduto all'ungherese Vilmos Francoi e nel 900 all'Accademia di Ungheria. Oltrepassata via Caterina si incontra il cinquecentesco palazzo di Guglielmo della Porta, da lui ricostruito e che nel 700 passò successivamente ai Baldocca, ai Muccioli e all'ambasciatore in Italia Lord Rennell of Rod. Nella parte opposta il cinquecentesco palazzo del Capitolo di San Pietro e successivamente dei Panfili, dei Falconieri e dei Duchi, Lecca di Guevara, ha un cortile con archi murati e con reperti archeologici e nel giardino una fontana con mascherone. Segue il Palazzo Varese, opera di Carlo Maderno del 600. Dai primi proprietari, i Varesi, è passato col tempo ai Mancini. Notevole
il cortile con triplice loggiato e lo stemma varesano, l'aquila, anche qui reperti archeologici, dominano entro nicchie. Di fronte a questo palazzo vi è la settecentesca chiesa di Santa Caterina da Siena, opera di Paolo Posi. È a due ordini, con alto portale, con lo stemma di Siena e ai lati del finestrone centrale Romolo e Remo con la lupa, altro simbolo di Siena, che secondo la leggenda fu fondata da Remo. In verità, sin dal Cinquecento vi era una chiesa dedicata alla santa dell'Arciconfraternita dei Senesi in Roma e costruita da Baldassarre Peruzzi, poi demolita. Attiguo alla chiesa vi è il palazzo degli stabilimenti spagnoli, con facciata di Antonio Sarti dell'Ottocento, recante lo stemma di Castiglia fra due angeli e un'iscrizione che ricorda la munificenza della regina di Spagna, Elisabetta II e di Pio IX. Contrasta dalla parte opposta il Liceo Virgilio del 1939, che deturpa la bellezza rinascimentale della strada col suo inopportuno inserimento. Di fronte al liceo si vede il Palazzo Ricci, la cui facciata su Via Giulia risale al 1634, anche se l'edificio già esisteva nel Cinquecento e fu proprietà, fra gli altri, del cardinale Guido Ascanio Sforza. Sulla piazza Ricci la facciata è stata affrescata da Polidoro da Caravaggio nel Cinquecento e ritoccata nei restauri dell'Ottocento. Si notano le finestre centinate, decorate con rose e scudi, e un fregio con trofei.